Ciao a tutti, sono Maurizio Troiano, segretario dell'AVIS di Monzano. Vi volevo fare una panoramica delle donazioni o della situazione delle donazioni in questo momento nella nostra zona. Attualmente, diciamo che nella zona di Jesi siamo in un calo abbastanza, diciamo, nel range. Noi donatori siamo sempre molto attivi, molto presenti. Le donazioni sì sono calate vuoi per malattie varie o per chi purtroppo ha timore di entrare in un ospedale proprio per il Covid, però sostanzialmente abbiamo bisogno sì sempre di altre donazioni. Molti mi chiedono se la donazione del plasma dopo essere stati positivi Covid. Allora, le persone che sono state positive al Covid e che sono guarite possono donare il plasma. Io dico la verità, non lo sapevo, però possono donare il plasma a tutti gli uomini e le donne che non hanno avuto una gravidanza anche negli anni precedenti. Cioè, nel senso, quello che non sapevo è che le donne nel stato di gravidanza il plasma si modifica per via della gravidanza. Quindi il plasma già modificato con la gravidanza non può essere, una volta, diciamo, guariti da Covid, non può essere donato. Quindi possono donare il plasma solamente gli uomini e tutte le donne e le ragazze che non hanno avuto gravidanze o che non sono in stato di gravidanza. Nello stesso tempo, dobbiamo essere donatori iscritti per donare il plasma, quindi nel centro trasfusionale di Jesi o comunque sia, bisogna fare delle analisi per poi essere iscritti, ok, alla nostra associazione della sede di Monzano o comunque sia. Chi vuole anche in un'altra sede, e poi fare delle analisi per poi andare a donare il plasma a Torrette, perché proprio a Torrette c'è il centro sperimentale per il plasma. Proprio ieri anche un'altra persona mi ha chiamato per sapere se ci sono i vaccini per noi donatori. Allora, ho parlato proprio ieri con il presidente dell'AVIS provinciale, che mi ha detto che c'è nell'area il progetto di fare i vaccini per i donatori AVIS. Non c'è un periodo o quantomeno una data precisa per quando verranno fatti questi vaccini, perché logicamente ci sono anche categorie particolari che ci sono prima di noi. Quindi sì, c'è nell'aria il fatto di fare il vaccino, però ancora non ci sono date precise. Colgo anche l'occasione per invitare chi ancora è incerto a diventare donatore. Qualche giorno fa ho postato su Facebook, sulla pagina AVIS di Monzano, un messaggio, una foto. A me è piaciuto molto perché è molto toccante come messaggio breve ma conciso. La prima volta hai paura, poi invece hai paura che sia l'ultima e vorresti farlo ancora, dona sangue. Io mi metto nei panni di chi, coloro che non vogliono, hanno paura di donare per motivi vari, non lo so, però una volta che si inizia veramente hai paura che sia l'ultima, perché capisci, capiamo che con poco possiamo dare tanto. Faccio anche un altro appello, per chi ci vuole venire a trovare, abbiamo cambiato la sede, ora siamo in via Trento e Trieste 28, praticamente poco più giù dei vigili urbani. Chi fosse interessato a candidarsi nel direttivo, proprio entro la fine di marzo, dobbiamo capire ancora bene le modalità di svolgimento. Dobbiamo fare l'assemblea di tutti i soci donatori della sezione, quella annuale, e ci sarà il rinnovo del quadriennio del direttivo. Quindi chi vuole o chi ha intenzione di voler candidarsi, di provare una nuova esperienza in un direttivo, noi vi accogliamo a braccia aperte. Colgo anche l'occasione per farvi auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie da parte di tutto il direttivo AVIS Monzano e del presidente Alessandro Carotti. Ciao a tutti.